Ciao ragazzi, benvenuti in questo video serale un po' a sorpresa, anche se in realtà ve l'ho anticipato su Instagram tramite una storia giusto poche ore fa. Sono qua stasera perché mi è arrivato un altro pacco interessante da outletmoto.eu. Sapete che è il sito che sto usando ultimamente per comprarmi abbigliamento per la moto. Quindi in questo video vi mostro cosa ho comprato. Può essere utile magari anche per voi se non conoscete insomma questo tipo di abbigliamento e se non usate magari abbigliamenti tecnici, cosa che non facevo neanche io fino a poco tempo fa, fino a quando Patri non mi ha detto comprati questo che c'è qua dentro. E poi soprattutto vi faccio un'altra recensione insomma sul un altro feedback che vi do sul sito outletmoto.eu e vi dico anche che sono partiti degli sconti interessanti giusto stamattina. Oggi stamattina è il 5 gennaio, che abbassano ulteriormente i prezzi, insomma, già interessanti dei vari prodotti di abbigliamento e anche altre cose sulle moto sul sito outletmoto.eu. Prima di andare avanti, ragazzi, una premessa perché è importante: io non ho nessuna collaborazione con outletmoto.eu, no? Zero assoluto proprio, non ci guadagno niente a parlare bene di loro. Potrei parlarvene bene come potrei parlarvene anche male, no? Però siccome io sto comprando da loro su questo sito, siccome comunque i prezzi trovo che siano interessanti, onestamente, guardando anche Amazon e altre parti, vi riporto questi miei feedback, no? Quindi al momento sono positivi. Vediamo adesso, prendo insomma il pacco se è arrivato quello che io avevo, diciamo, ordinato. Per esempio stamattina ho fatto un altro ordine, ho comprato le scarpe dell'azienda italiana, che non mi ricordo mai come si chiama, Evelite, una roba del genere. Comunque sia, sono, è un marchio abbastanza conosciuto, ma io onestamente non l'ho mai utilizzato. E stamattina diciamo che le scarpe tecniche, gli stivaletti tecnici costavano molto di meno rispetto per esempio a ieri, quindi è un po' di giorni che tengo sotto controllo il sito per vedere i prezzi ed effettivamente stamattina sono iniziati dei saldi, diciamo, molto interessanti, no? Quindi, diciamo, non è niente di sponsorizzato questo video, è tutta un'esperienza reale che io vi sto riportando. Fondamentalmente sto facendo pubblicità gratuita al sito outletmoto.eu, no? Però mi sono trovato bene, quindi perché no? Per quanto riguarda cosa ho comprato, cosa c'è in questo pacco, ragazzi? Anzitutto, l'ordine quando l'ho fatto? L'ho fatto 2 giorni fa. L'ho fatto il 3, qui di fianco vi lascio la schermata dell'ordine. L'ho fatto il 3 gennaio, è arrivato stamattina verso le 11 a casa, il 5, 2 giorni dopo. Ora non so se hanno capito che sono io a comprare da loro, quindi quando vedono l'ordine che faccio io, vedono il nome, no? Magari si accende la sirena e dicono wow, aspettiamo all'istante. Perché il primo ordine che ho fatto è arrivato dopo un mese, no? Sapete quando ho comprato i guanti della serie Butterscar, dell'Icon. E ho fatto il video, vi ho detto che i guanti erano arrivati però comunque un mese dopo, no? Quindi tempi di attesa abbastanza lunghi. Da quel video in poi tutti gli ordini che ho fatto sono arrivati tipo nel giro di 3 giorni. Quindi non so se si è accesa una campanella dalle loro parti, comunque sia gli ordini mi stanno arrivando veramente velocissimamente, quasi a livello di Amazon, no? Perché anche Amazon alcune cose le spedisce magari 2 o 3 giorni dopo, non sempre il giorno dopo. E in questo caso, ragazzi, l'ordine è arrivato 2 giorni dopo. Molto velocemente, cosa c'è qua dentro? Qua dentro c'è, diciamo, un indumento che mi ha consigliato Patri quando eravamo a fare enduro. Perché a fare enduro io avevo sotto, diciamo, come maglia, per tenermi, diciamo, al caldo, una maglia di lana, no? E dopo 2 ore di enduro al ristorante mi sono spogliato e sotto la maglia di lana era completamente bagnata, no? Mentre lei mi ha visto e utilizzava una maglia comunque tecnica del marchio Six e mi fa: ma perché non te lo compri? Cosa fai in giro con la maglia di lana tutta bagnata? Ed effettivamente lei era asciutta a pelle, diciamo nella zona comunque alta del corpo, io ero tutto bagnato con la maglia di lana e quindi mi ha detto: comprati questo qua che è un lupetto tecnico, no? E quindi me lo sono comprato, ragazzi, con la colorazione nera che si chiama, se non sbaglio, Black Carbon, perché alcuni accessori, diciamo alcuni vestiti della serie Six, indumenti, hanno anche la livrea come colorazione bianca, chiamata se non sbaglio White Carbon. Comunque, qua dentro ci dovrebbe essere, se tutto va bene, spero per loro, di outletmoto.eu, il mio lupetto tecnico taglia L. Vediamo insomma cosa è arrivato, dai, senza andare troppo per le lunghe. Comunque, io sono uno che non ho mai utilizzato cose tecniche di abbigliamento, no? A parte comunque la giacca, la tuta, però sotto non ho mai messo nulla. Quindi
E Patri mi ha, diciamo, istigato ad andarmi a comprare delle cose un po' più interessanti. Come in questo caso, eccolo qua, ragazzi, stavo controllando che era tutto giusto, che non arrivasse magari qualcosa di Hello Kitty. Allora, il pacco è giusto, perché anche se sotto si sta aprendo, non so bene perché. Comunque sia, è arrivato giusto il pacco. Taglia L, Black Carbon, quindi tutto corretto come io ho ordinato, sempre del marchio Six, è un marchio italiano questo qua, anche se non lo conoscevo fino a poco tempo fa, comunque sia italiano, quindi roba tutta, niente roba cinese. Allora, vediamo un po', apriamolo. Ah, si apre così, stavo già facendo il danno. Ah, perché si apre in questo modo, carina questa cosa comunque della confezione che si apre così. Si apre così e dentro c'è il mio bel lupetto tecnico. Allora, con dentro anche un qualcosa. Questo qua, ragazzi, è il lupetto per l'appunto taglia L con la colorazione Black Carbon. Il tessuto è un tessuto loro della Six, che si chiama Carbon Underwear, proprio utilizzato da loro. Cosa permette di fare questo? Arriviamo alla parte forse interessante del video. Per chi ancora non lo conoscesse, io non lo conoscevo, quindi mi metto nei panni di chi magari non conosce questi tipi di abbigliamenti, no? Fondamentalmente questo qua si mette sotto a tutto, diciamo nella propria contatto con la pelle. Questa è la versione lupetto, quindi abbiamo una parte alta, sarà un 5 cm che va a coprire anche il collo, utile per magari se ci sono, vai in zone dove magari c'è il vento, no? Eviti di prenderti dei colpi d'aria sul collo e ovviamente con le maniche anche lunghe. Allora si mette a contatto con la pelle e cosa fa? Fondamentalmente è adatto a tutti i mesi dell'anno per tutti gli sport, non soltanto per la moto, no? Anche per equitazione, qualsiasi cosa. Si mette sotto e il tessuto fa in modo che il sudore non venga trattenuto sul tessuto stesso, ma venga espulso e in tal modo anche il calore, diciamo, non rimane, in questa zona, diciamo, a contatto con la pelle, ma viene espulso anche lui. E fondamentalmente avete sempre la pelle asciutta e al fresco, no? Che è una cosa che io ho provato sulla mia pelle facendo enduro quando dopo 2 ore mi sono spogliato, avevo tutta la maglia di lana fradicia bagnata e me la sono tenuta anche al ritorno, quindi potevo anche prendermi magari qualcosa tipo un malanno, no? In realtà è andata bene. Comunque sì, ecco, questa qua è la funzione. Si mette a contatto con la pelle e porta il calore e il sudore all'esterno. E soprattutto poi evita anche i cattivi odori, perché comunque non trattiene, diciamo, il sudore e quindi, diciamo, l'odore, diciamo, non viene trattenuto, no? Quindi è molto interessante. Quanto l'ho pagata? L'ho pagata 62 euro circa sul sito atletomoto.eu perché era in sconto, prezzo pieno, siamo attorno ai 71 euro circa, se non sbaglio, no? Quindi comunque sia un po' risparmiato. Questo è quanto, questo ragazzi è l'abbigliamento che ve lo consiglio, non perché l'ho provato, purtroppo non ancora, lo proverò facendo enduro a fine gennaio, andando dalle parti di Bergamo, sempre con Patri, ma perché lo usava Patri ed effettivamente lei aveva la pelle asciutta, io invece avevo la pelle tutta bagnata, perché avevo la maglia di lana. Questo ragazzi è quanto, quindi feedback sul sito atletmoto.eu, questo è il terzo o quarto video che vi porto su questo sito. Funziona bene, ragazzi. Cioè, hanno tante cose di tante marche diverse, non cinesi, cioè hanno proprio roba dainese anche, no? Alpine Star, TCX e robe di marca anche per quanto riguarda l'abbigliamento da mettere, diciamo, sotto quello tecnico, sotto tipo le tute. E tante cose, i prezzi secondo me sono molto interessanti, soprattutto adesso che ci sono anche questi sconti qua, ci sono altri concorrenti siti sicuramente, ma io mi sto trovando bene sul loro sito e quindi vi dico, cioè onestamente da parte mia è consigliato. Adesso ho ordinato stamattina anche le scarpe che vi dicevo prima, che sono anche carine perché sono in tinta con la Hornet, perché hanno una striscia gialla che corre sulla scarpa, tecnica da moto. E quindi vedremo anche quando arriverà quello. Comunque sia, ragazzi, sito consigliato, ci sono gli sconti. Se avete esperienze, insomma, con questo atletmoto.eu, fatemi sapere come vi siete trovati. Da questo video è tutto. Domani vi porto un altro video, invece, ovviamente, sulla classifica delle top 20 moto più vendute in Italia nel 2022. Ci sarà un piccolo intervento anche da parte di Patri. Raga, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, vi viene il background ufficiale e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video che sarà per l'appunto domani. Ciao a tutti!